Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare la mia agenda per il 2020, quindi la parte iniziale, quella che verrà dedicata a tutto l'anno completo. Come prima cosa vado a realizzare appunto la copertina e come sapete già in un video precedente ho provato i miei pastelli acquerellabili con la quale ho realizzato la prima parte della mia copertina. E non faccio altro che andarla ad incollare nella prima pagina della mia agenda e vado poi a continuarla sulla pagina a fianco riprendendo appunto gli stessi colori e gli stessi disegni andando a realizzare appunto queste fiamme, questi nastri colorati. Vado infine ad aggiungere l'anno, che è appunto il 2020. Che numero strano, speriamo che ci porti fortuna. Nella pagina successiva vado a realizzare un calendario annuale. Per realizzare questo calendario annuale vado a disegnare prima 12 colonne, che saranno quelle dedicate appunto ai mesi dell'anno, più una tredicesima piccolina. E infine vado a realizzare anche 31 righe che saranno appunto dedicate ai giorni del mese. Infine, in basso a destra vado a realizzare una leggenda che sarà quella che mi servirà poi per decorare il mio calendario e con questa andrò a segnare appunto i giorni più importanti dell'anno. Su ogni colonna vado a scrivere appunto il nome del mese, io parto dal contrario e quindi vado a scrivermi i mesi da dicembre a gennaio. Sulla prima colonnina, quella più piccola a sinistra, vado a scrivermi appunto tutti i giorni del mese dall'1 al 31. Incomincio segnandomi su tutto il calendario le domeniche in modo da avere insomma più o meno in vista quelle che sono le settimane, avere qualche punto di riferimento. E poi, dato che mi sono dimenticata, vado a decorare anche i mesi dell'anno utilizzando i colori dell'arcobaleno. E quindi vado a decorare così i nomi dei mesi dell'anno e poi finisco di colorare il mio calendario in base agli impegni che ho, appunto, e colorando in azzurro, per esempio, le varie festività e le vacanze che già sono sicura di fare, e poi in verde i compleanni e poi in giallo i giorni dedicati allo sport, quelli sicuri perlomeno, e poi insomma con gli altri colori le altre. Gli altri appuntamenti, gli altri impegni. Infine vado a cancellare le caselline in più, come per esempio 30 il 31 febbraio e il 31 degli altri mesi. Nelle pagine successive vado a realizzare la mia vision board che vado a dividere in sezioni che appunto quest'anno voglio rivoluzionare, insomma, non completamente, ma insomma voglio avere ben chiari quali sono i miei obiettivi di quest'anno perché voglio assolutamente portarli a termine e quindi la salute che ho un po' trascurato ultimamente, il divertimento, la famiglia, la casa, il lavoro, insomma tutto quello che voglio migliorare quest'anno e sotto ogni sezione vado a scrivere appunto quelli che sono i miei obiettivi. Quest'anno ho scelto di fare la lista, ma non mi convince del tutto perché forse le immagini, non so, hanno un colpo d'occhio più veloce, quindi forse mi aiuta di più ad avere sotto controllo, insomma, quelli che sono i miei obiettivi, ma vedremo, insomma, nel corso dell'anno, casomai ne andrò a realizzare una diversa nel caso non mi trovassi bene con questa.
quindi una volta che ho scritto tutti i miei obiettivi, incomincio a decorare le pagine e anche qui quest'anno ho deciso di utilizzare come diciamo decorazione di base l'arcobaleno e quindi anche qui vado a colorare ogni sezione con i colori dell'arcobaleno, quindi giallo, arancio, rosa, viola, azzurro, blu e verde. Nel cerchio centrale vado invece a colorare il titolo appunto di queste due pagine che è appunto Vision Board. Nelle pagine successive vado a realizzare quello che è diciamo le mie pagine appunti per i video di YouTube e questa è identica a quella dell'anno scorso perché mi sono trovata bene e quindi semplicemente utilizzo queste due pagine che vado a dividere in quattro sezioni, che sono le sezioni che vado degli argomenti che utilizzo appunto che uso su YouTube, quindi DIY, beauty, cucina e altro e vado a realizzare un'etichetta per ogni titolo della sezione e poi vado a ricreare diciamo il logo su YouTube come titolo della pagina e su queste pagine vado a scrivermi appunto le idee per i video o le richieste che mi fate su un post-it che poi vado ad appiccicare sulla sezione giusta. Nelle prossime due pagine vado a realizzare la pagina, diciamo, dei ricordi del 2020, dei momenti da ricordare di quest'anno e quindi vado a realizzare una linea centrale con i 12 mesi dell'anno che appunto vado a dividere in 12 sezioni, una sezione per mese da gennaio a dicembre e poi vado a decorare queste caselline anche qui con i colori dell'arcobaleno. E qui vado a realizzare appunto delle caselline che ora non si vedono tanto, in cui andrò a scrivere delle frasi, per ricordarmi dei momenti particolari o ad attaccare delle fotografie, delle immagini. Nella pagina successiva vado a disegnare un muro che è una sorta di lista di film che vorrei guardare quest'anno, poi alla fine, come al solito, non ne guarderò tantissimi perché non ho il tempo materiale, ma spesso i miei bimbi mi dicono: guardiamo questo film o quest'altro film, io mi dimentico puntualmente il titolo, quindi adesso me li vado a scrivere su questo muro e poi, non so, una domenica o un pomeriggio di festa o durante l'estate ce ne guarderemo alcuni per passare un po' di tempo insieme. E man mano che andrò a guardare questi film, andrò a colorare appunto il mattoncino corrispondente. Per il titolo del film, per il titolo della pagina, vado appunto a scrivere film da vedere e vado a decorarlo con una cornice che ha un po' le sembianze della pellicola cinematografica. E infine vado a colorare anche il titolo con i colori rosso e blu, che non so per quale motivo mi danno l'idea del cinema. Nella pagina a fianco, una pagina che non c'entra niente con la pagina di prima, ma volevo realizzare questa pagina e non avevo un'altra cosa, diciamo, che si accoppiasse, quindi dato che c'era la pagina vuota, inserita qui ed è una pagina che ho molto a cuore e in cui vado a tenere sotto controllo le buone azioni del giorno. Io da sempre mi impegno a fare qualcosa per gli altri ogni giorno, a volte ci riesco, a volte no. Quest'anno voglio essere più inflessibile. E quindi vado a realizzare questo schema, insomma, in modo da non avere scuse. E sulla prima colonnina vado a scrivere appunto quelli che sono 31 atti di gentilezza, cose semplici, una cosa al giorno da fare, appunto. Come può essere, per esempio, lasciare il proprio posto alla fila della posta o preparare, che ne so, il pranzo ai miei genitori.
Insomma, cose semplici che comunque rendono felice gli altri. E nella colonna di destra vado ad inserire tutti i mesi dell'anno e poi ogni giorno andrò a spuntare la casellina appunto ogni volta che andrò a realizzare una buona azione e mi auguro che questa cosa possa essere di spunto anche per altre persone perché a volte basta davvero così poco per rendere felici gli altri e che a volte appunto non ce ne rendiamo conto. Nelle pagine successive un altro planner dedicato ai video su YouTube, forse questo avrei dovuto inserirlo prima dietro l'altra pagina, ma vabbè, fa lo stesso. E questo planner anche qui è diviso questa volta l'ho realizzato in verticale invece che in orizzontale, e anche qui è diviso con i vari 12 mesi dell'anno che vado a decorare con i colori dell'arcobaleno, e anche qui mi serve appunto per aver ben chiaro, aver pianificato tutti i video in modo da non avere scuse e smettere di arrivare sempre puntualmente in ritardo con la pubblicazione dei video. Nelle pagine successive un tracker. Questo tracker mi serve per tenere sotto controllo appunto le cose che faccio durante il giorno e capire mese per mese, guardando appunto quali sono i colori più o meno utilizzati, quali sono appunto gli aspetti che devo modificare o migliorare. Per realizzare questo tracker vado a disegnare 31 colonne che sono quelle dedicate ai giorni del mese e 12 righe, io ne ho disegnate 24 perché ne utilizzerò due per mese, ma boh, è la stessa cosa, insomma. Vado quindi a scrivere i mesi, i giorni del mese, dall'1 al 31. E poi i mesi dell'anno sulle varie righe. A sinistra ho la mia leggenda che appunto mi servirà per tenere sotto controllo appunto tutte le varie attività che faccio durante il giorno, attività che appunto voglio tenere sotto controllo per vedere dove devo migliorare, dove sto esagerando, insomma, avere tutto sotto controllo e cercare di modificare, cercando di essere più produttiva possibile. Ho utilizzato i colori, ma credo che li andrò a sostituire con degli stickers con l'icona che mi rappresenterà di più perché secondo me è più visibile a colpo d'occhio. Come ultime pagine del planner vado a realizzare un planner per i viaggi. Quello dell'anno scorso non mi è tornato molto utile perché comunque non ho viaggiato molto all'estero, ho viaggiato di più qui vicino a casa e quindi quest'anno lo realizzo un po' diverso e vado a segnarmi appunto quelli che saranno le mete, la data di partenza, i mezzi con cui credo di partire, dove andrò a dormire, le attività che voglio fare, le spese che potrei avere per il cibo, per l'alloggio, eccetera, eccetera, in modo da avere tutto molto più sotto controllo rispetto all'anno scorso. Per il titolo, anche qui vado a scrivere Travel Planner che vado a colorare utilizzando i colori della tonalità del blu per travel e del verde per la scritta plan, insomma. E niente, con questo è tutto. Per il 2020 speriamo di essere pianificati e organizzati. E lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video, se volete che continuo con questa rubrica che mi avete chiesto tantissimo da almeno 2 anni. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!